Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Parola del Signore. Sta riuscendo a scontentare tutti, Gesù. Tutti. Con questo discorso che sta facendo e con il gesto fatto prima, questa è solo la spiegazione del gesto fatto, sta scontentando tutti quanti. La folla, domenica scorsa, ricordate? Aveva fatto la moltiplicazione dei pani. Speravo che qualcheduno mi dicesse: «Don, ti stai sbagliando?» No, la moltiplicazione, la condivisione. Dio non ha mai moltiplicato. Siamo noi uomini che moltiplichiamo e pensiamo che quella sia la felicità. Dio solo condivide, ed è questa la strada. Quindi Gesù ha condiviso i pani, la gente proprio entusiasta, ha risolto tutti i problemi, questo qua, c'è moltiplicazione per tutti. Gesù se n'è scappato, volevano farlo re. E a quella folla che lo rincorre per farlo re comincia a spiegare e a dare risposte. Domenica scorsa, ricordate le risposte di Gesù? Non vi rifaccio la predica domenica scorsa, ma sarebbe bello, eh? L'opera, il segno. Gesù scontenta la folla. Adesso scontenta anche i giudei. Tra l'altro i giudei non è un gruppo, sono le autorità, i capi. Domenica prossima, quindi vi sto già annunciando che è a puntata, questa è la terza puntata del Vangelo del Pane, capitolo sesto di San Giovanni. Domenica prossima scontenterà anche i suoi discepoli, poveretti, tanto è vero che qualcuno se ne andrà. Ma concentriamoci adesso sulle autorità, i giudei, che hanno sentito il discorso di Gesù alla folla. Hanno sentito che questo qua sta facendo delle bestialità, secondo loro chiaramente. Qual è la grande bestialità? Bestemmia, eh? Gesù ha detto: io sono pane, io sono pane della vita. Assurdo, eh? Solamente io sono era già la bestemmia più grande. Non è il verbo essere, Nella Bibbia, nell'esperienza del popolo, io sono è Dio, E quindi nessuno può arrogarsi questo titolo, è un bestemmiatore. Tra l'altro è ancora più fino il discorso, perché
sta dicendo: io sono pane. Sapete che cos'è il pane, vero? È qualche cosa che entra dentro e si modifica. Ma tu ti dici Dio che si modifica nell'uomo, ma sei fuori. State intendendo? Sta cambiando l'immagine di Dio questo Gesù, per cui non gliela perdonano. Il Dio che noi accogliamo da sempre, in cui crediamo, è il Dio del miracolo, è il Dio onnipotente, è il Dio che può tutto, e tu ci dici invece che è pane, un qualche cosa che entra nella vita di una persona. No, caro, noi conosciamo chi tu sei, sei il figlio di Giuseppe, il figlio di quello là, la tua famiglia la conosciamo, chi ti credi di essere? Capite la mormorazione? Qualche cosa di molto sottile, per cui si mormora. E Gesù parte proprio da qua: finitela di mormorare, per piacere. Guardate che lo sta dicendo, non vi sto raccontando la storiella, sto riflettendo sulla mia vita e spero anche sulla vostra. Finitela di mormorare, finitela, cominciate a entrare in relazione con questo Dio. Finitela di parlare di Dio su Dio, finitela di scrivere libri su Dio, di teologia che non serve. Non sto dicendo solo la teologia, l'ho studiata, mi piace, però non ci si può fermare a questo. Parlare di Dio, dire su Dio, troppo poco. Entrate in relazione, capite la novità di Gesù, finitela di mormorare e mangiate. Dai, mangiate! Capite la novità? Padre, sapete che questa, la vediamo nell'ultima parte del Vangelo, questa è proprio la specificazione del mistero cristiano. Quando è stato scritto questo Vangelo qua, e ancora oggi, c'era proprio l'idea che la religione è una religione piena di spirito, è una religione proprio della riflessione. Gli orientali addirittura il respiro. No, mangia. Gesù sta veramente modificando l'esperienza di Dio. Finitela. E proprio per specificare ancora di più, va a fondo. La proposta di Gesù va veramente a fondo e dice: Dio è un padre. Dio è un padre che attira le persone. Che bello. Sentitevi attratti da questo Dio, attirati da Lui. Attrarre vuol dire qualche cosa da amare. Voi siete innamorati, senz'altro sì. Vi sentite attratti da lei, da lui, o no? Del vostro bambino, dalla vostra innamorata. È questa attrazione. Perché è l'attrazione che vi insegna ad amare. Tanto è vero che quando non c'è più attrazione, c'è la separazione. Tristezza, no? Allora sentitevi attratti da questo Dio, innamorati, Lui vi insegna ad amare, ed è la seconda cosa che ci dice qua: e tutti saranno istruiti da Dio. È Lui che ci insegna ad amare, imparate, La bellezza di questo Dio, del quale potete fare esperienza, è proprio questa: attratti perché possiate essere istruiti. È Lui che vi insegna ad amare. Ma dove andate a cercare l'istruzione dell'amore? Non andiamo tante volte a cercarlo di qua e di là, no? E siamo istruiti da chissà che cosa, no? E ci sentiamo, no, raccontare, narrare, cantare di questa esperienza, ma se non ci sentiamo veramente istruiti da questo Dio, non vinciamo la morte. Perché chi impara l'amore da questo Dio, che è la fonte dell'amore, vince la morte. Sapete che il contrario della morte è l'amore, amors, non c'è la morte. E Gesù può dirlo questo, il Padre lo fa questo. Che bello che è questo Dio. Allora il terzo passaggio che fa è: ma ci credete o no? Vi fidate o no? Credete, no? Basta parlare, credete. E non è una
un credere a delle verità, no? Purtroppo anche qua noi abbiamo razionalizzato troppo le cose, no? E credere è diventato una serie di dogmi, di verità astratte. Io credo. Il credere è il Vangelo che ti cambia la vita. È l'incontro con questo Dio che è talmente penetrante per cui tu vivi in un modo differente. È il Vangelo che ti dice: ehi giovanotto, hai qualche cosa contro qualcuno? Vai, riconciliati, dai. Il Vangelo che ti dice: impara a perdonare, sai che c'è un Dio misericordioso? Capite che è un credo differente. Le conosci le beatitudini? Vivile, no. Questo ti permette di entrare in comunione, in contatto, in relazione con questo Dio. Cambia la vita. Ultima parte del Vangelo traduce il tutto, quello che ci ha detto adesso, con una parola. Mangia. Che bello che questo Dio, ve lo dicevo prima, sapete. Guardate che questa è la specificazione cristiana, no? Non ci pensiamo mai qua alla novità cristiana. Mangiare. Non qualche cosa di intellettuale, mangiare, vuol dire che Dio si fa mangiare, vuol dire che è questione di vita o di morte, chi mangia vive, chi non mangia muore. Vuoi vivere? Mangia, altrimenti c'è un pane, perché Gesù, ecco la chicca finale del discorso, no? Quando dice: dai, mangiate, mangiate, perché io sono il pane disceso dal cielo per la vita. Che bello che è questo Dio, che è pane. Pane, pane vuol dire che si mangia, vuol dire che è l'Eucaristia della domenica, ma questa Eucaristia da mangiare ci porta poi nella nostra quotidianità, anche là dobbiamo mangiare, cioè deve diventare esistenza vera, viva, perché questo Dio è disceso dal cielo. Ma quanti cristiani cercano Dio ancora in cielo? Non lo trovano, sapete. La religione lo cerca in cielo, ma noi cristiani non siamo religiosi, siamo fedeli, siamo di fede. Le religioni cercano Dio distante, più sta distante meglio le, perché rompe manco le scatole. Mentre invece disceso dal cielo questo pane, allora nella tua vita, nella vita degli altri, nelle relazioni, allora questo pane veramente ti cambia l'esistenza. Però è disceso dal cielo, vuol dire che c'è un tratto che rimane dentro, no? Vuol dire che c'è una nostalgia, perché non pensare che si risolva tutto quanto qui sulla terra. Certo, Dio si è incarnato, però c'è una nostalgia di cielo sempre presente, che vuol dire noi siamo fatti per Lui. Noi siamo fatti per la pienezza della vita, no? E quindi questa vita che noi viviamo, che è bella, vissuta secondo il Vangelo, è meravigliosa, ci porta sempre verso qualche cosa che ci supera, verso l'eternità, verso la vita, verso l'incontro con Dio. E a questo dobbiamo condurre anche i nostri fratelli. Che bello che è questo Vangelo. A me perlomeno piace, non lo so se piace anche a voi, no? E spero che ci cambia anche la vita, Allora posso terminare, di solito termino dicendo buon cammino, posso terminare in modo differente quest'oggi? Buon appetito, mangiate di gusto.